Sì, fa piacere. Se ci vediamo qua è perché le cose comunque stanno andando bene. Niente, sono contento della partita, di come è andata e soprattutto di aver dato continuità a dei risultati importanti che stiamo conseguendo. In campo da prima punta, due gol, forse neanche tu ti aspettavi una prova così? No, diciamo che io sognavi, ma forse non te l'aspettavi neanche. Ci credevo, perché se non ci credi non puoi realizzare nulla, penso. Quindi vado sempre in campo convinto e qualsiasi siano i compiti che il mister mi dà da fare per cercare di farli al meglio. Sei ancora convinto di quello che ci dicevi un mesetto fa ai nostri microfoni, che ti senti più un esterno che non una punta centrale? Ma mi sento un giocatore d'attacco che può interpretare tutti i ruoli. Poi il discorso non cambia, sono contento e comunque in un ruolo che non facevo da tanto tempo è andata bene, però ripeto, sono sempre veramente a completa disposizione se il mister riterrà opportuno che torno a giocare sull'esterno, che continuo a giocare punta centrale, sono a completa disposizione. Pillon qualche istante fa ai nostri microfoni ha detto che non ha visto la classifica, però il Pescara è secondo, il Pescara è imbattuto, il Pescara ha vinto 3 gare su 5, il Pescara subisce pochissimi gol. Sì, questo è un ottimo segnale, perché vuol dire che la squadra è compatta e sotto questo punto di vista qua credo che stiamo migliorando di partita in partita. Lo spirito di squadra c'è ed è importantissimo per portare a casa i risultati. Ora dobbiamo solo continuare a lavorare così. Un grande attaccante segna indifferentemente di destro e sinistro. Tu l'hai fatto nel giro di mezz'ora, primo gol di destro e il secondo con una fucilata di sinistro. Sì, è andata bene in entrambi i casi, diciamo. Ci ho provato tutte e due le volte e sono stato bravo e anche fortunato. Dai. Ora il rischio è quello di lasciarsi prendere un po' dall'euforia, voi però siete giocatori anche esperti, guardate già la gara di Padova, un altro esame difficile, un altro ostacolo duro in questo campionato, però questa squadra è in grado di fare il risultato con chiunque. Per forza ci dobbiamo godere un po' la vittoria di stasera, ma da domani veramente quasi resettare tutto, perché poi andiamo a giocare su un campo veramente difficile, un campo ostico, quindi dobbiamo preparare al meglio la partita. E allora ti do una chicca per godere di questa vittoria, così puoi sorridere, mentre per un attimo, mentre lo Spezia vinceva a Verona, il Pescara era da solo in testa alla classifica. No, non è. Abbiamo fatto sì, sorridere. Sì, fa sorridere, però come ha detto il mister, è veramente, veramente troppo presto, dobbiamo pensare solamente a migliorarci per andare avanti a fare risultati importanti. Però a proposito di sorrisi, questa sera hai fatto sorridere davvero molto poco il tuo ex allenatore Stroppa, gli hai segnato 5 gol e c'è quasi un conto aperto con lui, come mai? Sì, sembra così, e col mister ho avuto un ottimo rapporto nella mia avventura nella primavera del Milan e mi è dispiaciuto anche gli ho insegnato troppe cose evidentemente. Mi è dispiaciuto anche che non siamo riusciti a salutarci, anzi colgo l'occasione per farlo qui.